Lei è monogama? Di solito? Eccola là, e ci siamo. Ma no, sì. Allora io parlo, tanto lei non mi direbbe mai il contrario. La monogamia è uno dei miei temi preferiti in questa trasmissione. Io ho questo. Cioè, perché lei è. Perché tu sei così fissato su questo? Perché penso che la monogamia è un grande inganno. Ma non devi convincere l'altra persona. No, io non voglio convincere ragione, per, non voglio convincere per niente, assolutamente. Cioè, ognuno vive la relazione come meglio crede. Sono d'accordissimo con te. Ognuno ha il suo equilibrio. Devi star qui a disquisire su. No, però voglio dire, tu sei tendenzialmente. La domanda è questa: se ti tradisse un tuo uomo, fidanzato, non fidanzato, eccetera, sarebbe una cosa irrecuperabile? Ma guarda, se mai dovesse succedere, ovviamente le vivrò e risolverò la situazione privatamente. Certo, non c'è dubbio. Non le parlerei mai pubblicamente. Ma questo sono d'accordo, infatti non sto facendo un caso che ti è successo, sto parlando di una situazione in generale. In generale comunque non ma sarebbe non un colpo, prevedere. No certo, ma sarebbe un colpo comunque alla fiducia il fatto che una persona fisicamente ti tradisce? Beh direi, ma che discorso è? Ma certo. Potrebbe essere, ma bisogna sempre trovarsi nella situazione. Ci sono mille motivi. Cioè si può perdonare una potrebbe persona. Potrebbe essere. Sì, certo. Sì, ma io sono una crisi. Ma questo ti spiego perché sono interessato a questa cosa, perché penso che all'interno della coppia si creano tanti equilibri e che il motivo per cui le persone si lasciano spesso è totalmente inutile, cioè dire un semplice tradimento può portare alla rottura. Sì, si lasciano in maniera inutile anche non solo per tradimenti, tante volte ci si lascia inutilmente per tante altre cose. Però spesso le cose si possono recuperare e i tradimenti non sono tutto, perché noi, lei è gelosa? In genere, lei è gelosa, possessiva, no? Se me ne dai motivo, ma... Cioè lei pensa che il corpo... C'è la gelosia sana e c'è la gelosia malata, diciamo. Lei pensa che il corpo della persona con cui sta insieme, non parlo di una persona in particolare, ma di chiunque persona, sia anche un po' suo? Perché quella è la malattia di oggi. La persona non è di tua proprietà, cioè il tuo compagno è un tuo compagno di vita, non è una tua proprietà, diciamo. Certo. E comunque ci sono degli equilibri. E lo scegli ogni giorno. E ci sono, sono d'accordo, ci sono dei... Cioè il rispetto lo stabilisci tu col tuo partner ed è diverso dal rispetto che ha un'altra coppia. Quindi star qui a chiedere a me cosa penso io è una parte che è una cosa privata e penso che parlare di questi temi nel pubblico... No, ma in generale uno ha un'idea di cosa è il confine che non si può superare, no? Poi cambia spesso. Sì, ma nella vita... I confini che hai a 20 anni cambiano da quando ne hai 30, cambiano quando ne hai 40, cioè i confini si fanno con l'esperienza, si fanno con le vicissitudini della vita. Esattamente così. Lei, per esempio, quando sente parlare spesso che ce ne sono sempre di più di coppie aperte, no? È una cosa che non... Ad oggi non condivido. Non condivide questo tipo di approccio. Lei sì, invece. Sì. Io credo che spesso la coppia aperta sia un modo spesso che le persone trovano per non lasciarsi. Quando uno abbandona il possesso, la gelosia e pensa che il corpo dell'altro non ti appartiene, dunque fare l'amore con altre persone appartiene a un'esperienza come qualsiasi altra esperienza. Sai che però stai facendo una battaglia inutile, perché quello in cui credi tu è difficile che un'altra persona lo appoggi, no? Sì, abbandonarla questa battaglia. No, non l'abbandonerò mai. Concentrati su altro. Non l'abbandonerò mai, ci sono sempre più coppie che praticano questa cosa qua, io sono convinto che sia il futuro.